Il capitolo 25 contiene un'ampia e articolata riflessione sul peso della fortuna nelle azioni umane e in particolare dei principi, dei capi di Stato. Perché tale riflessione? L'autore scrive il principe in un'epoca segnata da continui rivolgimenti politici, dal 1494, anno della discesa di Carlo VIII, l'Italia era stata teatro di conflitti tra le grandi potenze europee e i diversi stati regionali. E proprio da questa variazione grande delle cose, come la definisce Machiavelli, poteva nascere l'idea che la fortuna fosse la sola arbitra dei destini umani e che abbandonarsi ad essa fosse dopo tutto la scelta più saggia. Il capitolo si può suddividere in due sezioni fondamentali. Nella prima parte Machiavelli discute la fortuna in generale, nella seconda dal generale al particolare. Rientrano nella prima sezione le prime tre sequenze. Mi è ben noto che molti hanno pensato e pensano che le cose del mondo sono governate dalla fortuna e da Dio, in modo tale che gli uomini, con tutta la loro saggezza, non possano modificarle e anzi non possano opporvi nessun rimedio. E da ciò si potrebbe dedurre che non valga la pena di affaticarsi, ma che convenga lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione si è diffusa in particolare nei nostri tempi, per i grandi cambiamenti che si sono visti e si vedono accadere ogni giorno, ben al di là di ogni umana immaginazione. E pensando a questo, io stesso mi sono per certi aspetti avvicinato a questa loro opinione. Nella prima sequenza della prima sezione del 25° capitolo del Principe, Machiavelli riferisce un'opinione che è molto diffusa nella sua epoca. Qual è questa opinione? L'opinione che, secondo la quale le vicende di ogni uomo, le cose del mondo e soprattutto di un principe, quindi di un uomo di Stato, siano governate dalla fortuna e da Dio, cioè che le cose del mondo, le vicende umane, non dipendano dal talento, dalle doti individuali, ma dalla fortuna e da Dio, e che l'uomo non ha margine di azione, di possibilità di correggerle, cioè di determinare in altro modo il proprio destino. E proprio per questo gli uomini, in virtù di questa visione fatalista e pessimista, sono inclini a lasciarsi governare dalla sorte, cioè ad abbandonarsi al corso degli eventi. È un'opinione la cui diffusione è dovuta alla variazione grande delle cose. È un'opinione che ha preso piede in virtù dei grandi sconvolgimenti politici e militari a cui si assiste in questa epoca in Italia. È un'opinione talmente radicata e diffusa che lo stesso Machiavelli ammette alla fine della sequenza di avervi in qualche modo, anche se in minima parte, dato credito. Tuttavia, affinché il nostro libero arbitrio non sia completamente annullato, penso possa essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma penso anche che essa ne lasci governare l'altra metà, o quasi, a noi. E paragono la fortuna a uno di quei fiumi rovinosi che quando si adirano allagano le pianure, travolgono gli alberi e gli edifici, levano il terreno da una parte per spostarlo da un'altra. Tutti fuggono davanti a loro, ognuno cede al loro dominio senza potervisi opporre in nessun modo. E per quanto i fiumi siano fatti a questo modo, ciò non toglie però che gli uomini, quando i tempi sono quieti, non possano provvedere con ripari e con argini, in modo che quando i fiumi crescono o si indirizzino verso un canale, o comunque il loro impeto non sia così dannoso e così violento.
all'opinione diffusa, Machiavelli contrappone la sua visione, che possiamo considerare come antitesi rispetto alla tesi generale. La congiunzione avversativa non di manco introduce appunto l'antitesi. Cosa afferma Machiavelli? Egli innanzitutto afferma che il libero arbitrio dell'uomo, nostro libero arbitrio, non sia spento, cioè non sia inutile. Che cos'è il libero arbitrio? È la capacità dell'uomo di determinare in maniera responsabile e consapevole il proprio destino, prendendo decisioni autonome. Dal momento dunque che l'uomo può esercitare il libero arbitrio, egli ritiene che possa essere vero, dunque che sia plausibile, che la fortuna decida, abbia potere decisionale su metà delle azioni umane, quindi sul 50% delle vicende umane. L'altra metà, invece, è affidata al libero arbitrio dell'uomo. L'altra metà è riservata allo spazio d'azione e di decisione dell'uomo. A questa enunciazione di carattere generale segue la similitudine. La fortuna, quella, è paragonata a un fiume in piena, che quando s'adira, cioè quando esonda, allaga e devasta, sommerge tutto ciò che ha intorno, quindi alberi, edifici. E a tale forza rovinosa non si può porre alcun ostacolo. E benché accada questo, tuttavia ciò non impedisce all'uomo, quando i tempi sono quieti, cioè quando non c'è la possibilità che un fiume esondi, di prendere provvedimenti, cioè di predisporre tutti quegli strumenti che sono funzionali a non tanto a evitare l'esondazione, l'alluvione, che è un evento naturale imprevedibile, quanto ad arginarne gli effetti devastanti. Allo stesso modo, l'uomo in tempi di quiete, in tempi di stabilità, può prevedere i contraccolpi della fortuna e prendere quei provvedimenti, atti funzionali a contenerne gli effetti negativi e devastanti. In tempo di pace, un buon principe dovrà necessariamente, prevedendo invece un tempo di guerra, armare un buon esercito e quindi armarsi e predisporsi all'eventualità di una guerra, di un contraccolpo, di un rovesciamento della sorte, che è però imprevedibile. Il principe potrà contenerne gli effetti devastanti se prima ha predisposto gli strumenti adatti. Contro i contraccolpi imprevedibili della fortuna, l'uomo può giocare la carta della virtù, in questo caso della lungimiranza, della capacità di predisporre gli strumenti adatti a contenere gli effetti di un rovesciamento di sorte. Allo stesso modo succede della fortuna, che dimostra la sua potenza dove non è stata predisposta virtù che le resista, e dirige i suoi impeti laddove sa che non sono stati fatti gli argini e i ripari per trattenerla. E se prendete in considerazione l'Italia, che è la sede di questi cambiamenti, e quella che ha dato loro origine, vedrete che è una campagna senza argini e senza alcun riparo. Se essa fosse stata apposta al riparo da un'adeguata virtù, come avviene per la Germania, la Spagna e la Francia, questa piena non avrebbe prodotto i grandi cambiamenti che ha determinato, o non ci sarebbe stata. E mi fermo qui, quanto al modo in cui opporsi alla fortuna in generale. La fortuna dilaga come un fiume in piena e devasta tutto ciò che incontra se appunto non sono stati creati gli argini adatti a contenerla.
Vale a dire, fuor di similitudine, se i principi non hanno predisposto gli strumenti adatti a contenere, ad arginare i contraccolpi della sorte. La dimostrazione concreta di ciò è proprio l'Italia, che, dice Machiavelli, è la sede di queste variazioni, cioè dei continui rivolgimenti di sorte. Ed è proprio per questo, proprio perché manca un potere in grado di creare gli strumenti adatti a contenerne le conseguenze, in virtù di questo è una campagna senza argini e senza alcun riparo, cioè è abbandonata al corso degli eventi, poiché i principi, i capi di Stato, non sono stati in grado di porre solidi fondamenti allo Stato, in particolare di creare eserciti propri capaci di contenere l'invasione degli stati stranieri, in particolare di Spagna e di Francia. È accaduto diversamente invece per la Germania, la Spagna e la Francia, che al contrario dell'Italia sono stati capaci di porre un fondamento solido allo Stato. I sovrani delle monarchie europee, consapevoli che la fortuna è capricciosa e che può sconvolgere tutto improvvisamente, sono stati in grado di porre solidi fondamenti al proprio Stato. E con questa sequenza si chiude la prima parte del capitolo 25 dedicata alla trattazione della fortuna in generale, in universali.